Assessore Bordonali, quest'anno si celebra per il secondo anno la festa della Lombardia, al di là del significato simbolico, perché è importante ricordare questo? È importante ricordare questa festa perché la regione Lombardia è una regione la più importante di questo paese, quindi proprio per questo motivo è fondamentale e necessario che noi stessi lombardi dobbiamo festeggiare la nostra regione. Ci auguriamo che per l'anno prossimo sia una regione dove c'è stata la possibilità di poter votare per lo statuto autonomo, quindi votare per una nuova forma di questa regione, una regione che avrà la possibilità di poter gestire le proprie risorse, i propri fondi per dare maggiori risposte ai cittadini lombardi. Ecco, questo lo dice anche alla luce della sua esperienza come assessorato, che spesso la spinge anche, la costringe a dover negoziare con il governo di Roma su determinate problematiche. Sì, Regione Lombardia, nonostante abbia un residuo fiscale di 54 miliardi di euro, ovvero soldi che vengono mandati a Roma e che non ritornano sulla regione, che ci darebbero la possibilità di mettere a disposizione maggiori risorse per i cittadini lombardi, anche per quanto riguarda il mio assessorato e quindi per un maggiore, per maggiori risposte al territorio, soprattutto nei casi di emergenza dati da alluvioni o dati da situazioni particolari meteorologiche che vedono il nostro territorio molto fragile. Con quelle risorse potremmo intervenire prevenendo numerosi problemi che sono stati causati dal maltempo anche nell'anno passato, ma avere anche la possibilità di avere più forza nei confronti di questo governo che ci impone delle scelte che oserei chiamare assolutamente demenziali. Vediamo solo per quanto riguarda la politica migratoria, che vede questo governo non relazionarsi con le regioni e con gli enti locali, però vediamo ogni giorno arrivare sul nostro territorio un numero imprecisato di presunti profughi, chiamiamoli presunti profughi quando di fatto vediamo che sono effettivamente clandestini, che vengono mantenuti sul nostro territorio con vitto alloggio, quando di fatto queste risorse dovrebbero essere investite per i nuovi poveri che ci sono in Regione Lombardia e che sono i nostri cittadini lombardi.